non pensavo mai di essere marra, ma può accadere, lo conosco bene. È un uomo che ha dato alla Calabria un'immagine forte e perentoria, inventando un'agenzia di stampa alternativa a quella ufficiale. È stato molto vicino al primo eversivo del potere, che poi ha portato alle conseguenze anche dell'attuale governo, che è Francesco Cossiga, che ricordo con lui e che in tante occasioni abbiamo ascoltato dire parole sagge che poi si sono realizzate. E la mia coincidenza qua, gli ho parlato oggi, mi ha chiesto di ritirare il premio, è per contribuire all'immagine della rappresentazione che vedrete attraverso dei graffitisti che a questo fondo nero daranno colore, vita e anima, sperando di farvi immaginare nel sogno La Traviata in un posto che ne è l'opposto, perché questa grande architettura, questa dimensione monumentale ed eroica è l'opposto della dimensione privata della Traviata, così come anche la vita dei graffitisti nella strada. Ma mettere insieme queste cose è stato il mio compito. È bello che ve lo possa dire in anticipo perché lo vediate con i vostri occhi, e intanto approfitto per ritirare questo premio, ringraziando per la DN Kronos, per la patria, per la Calabria, per la libertà. Bello. Volevo aggiungere due parole per Marra. Solo per dire due parole per Pippo Marra, che è stato il fondatore, l'ho già ricordato Sgarbi, della DN Kronos, che è stata l'agenzia di stampa alternativa rispetto all'ANSA ed è stata anche sempre un'agenzia di stampa innovativa. Non a caso è stata la prima agenzia di stampa a seguire la strada della multimedialità, perché prima nessuno lo aveva fatto. Poi naturalmente gli eventi hanno costretto tutti a farlo. Quindi Pippo Marra è un calabrese che è partito da un paesino vicino a Crotone, è arrivato a Roma e ha costruito un impero, diciamo, dell'informazione. Grazie. 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 Quindi prego il Presidente di consegnare a Raffaele Vrenna il nostro Atena d'argento. Una parola, ti prego. Sì. Buonasera a tutti, io ringrazio Chiara, ha un grande merito sicuramente quello di avere questa perseveranza e portare avanti questo festival di Scolacium in modo divino, io dico, perché ho avuto il piacere di conoscere l'anno scorso, e io penso che ci vogliono donne come lei in Calabria che riescono a fare delle cose incredibili come questa serata con La Traviata. Grazie, è stato un vero piacere ritirare il premio, grazie. Li viamo nei lieti calici, quella bellezza infiora, e là fuggevol, fuggevol l'ora, s'innebria volutta. Li vianne i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché quell'occhio al cuore onnipotente è.